What a tutti, ciao, ma benvenuti a Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Vanishing of Ethan Carter. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Prima di tutto ragazzi voglio ancora ringraziarvi per l'incredibile live di ieri sera. È stata veramente meravigliosa, ci siamo divertiti tantissimo, siete stati gentilissimi con le donazioni. Non credete che io mi dimentico di queste cose ragazzi, ce l'ho ancora in testa. Quindi grazie ancora a tutti. Bando alle ciance, la volta scorsa ragazzi avevamo scoperto che anche lo zio, cioè sarebbe a dire quest'uomo qua, lo zio Chad di Ethan aveva provato a farlo fuori praticamente, perché lo stava murando vivo dentro questo mausoleo, perché qualcuno di voi mi ha detto che effettivamente queste strutture nei cimiteri si chiamano mausolei. Aveva provato a murarlo vivo, i genitori l'hanno fermato in tempo e la madre di Ethan l'ha praticamente, ragazzi, pugnalato a morte, intanto che Ethan, dopo essersela squagliata, aveva detto a suo padre: devo entrare nella miniera, non so perché. E il padre gli ha detto: guarda, io la chiave della miniera non ce l'ho. E lui, Ethan, gli ha detto: posso provare ad entrare da un tunnel, se non sbaglio aveva detto. Quindi ragazzi, se non dico una grande cavolata, noi avevamo già trovato l'ingresso della miniera, perlomeno mi era sembrata una miniera quella che era oltre il cancello, ragazzi, che era chiuso a chiave. Io adesso non so se sto andando nella direzione giusta, spero di sì, o forse ho sbagliato già strada. Ho preso un colpo, ragazzi, vi giuro, perché ero tranquillissimo. Ah, sono in game. Che domande? What the fuck? Da come ne aveva parlato l'altra volta sembrerebbe sofferenza. Ah, non lo so. Ma perché stiamo facendo questi discorsi? Che sta succedendo? Perché sono qui? Ma chi è sta tipa? Che sta succedendo? Ragazzi, bello sto posto. Che vorrei solo sapere cosa diavolo sta succedendo effettivamente. Allora, questo è un altro foglio probabilmente scritto da Ethan, ragazzi. Una bella donna era seduta sulla riva di un fiume. Una strega le si avvicinò e le disse che avrebbe avuto un figlio. La donna cominciò a piangere di gioia, ma la gioia si tramutò in paura e non riusciva a smettere di piangere. La paura si tramutò in tristezza e la donna continuava a piangere. Pianse per mesi, a malapena riusciva a dormire, fino a quando non nacque il bambino. Ma il pianto aveva fatto invecchiare la donna, che aveva perso la sua bellezza. Quando divenne abbastanza grande, suo figlio salì sulla montagna per trovare la casa della strega. Le chiese se poteva restituire la bellezza a sua madre. La strega gli fece molte domande. Dopo aver ascoltato le risposte, disse al ragazzo che aveva mentito alla madre riguardo a suo figlio. Il ragazzo scomparve e la madre tornò ad essere bella come prima. What the fuck? Che cosa dovrebbe significare sta cosa? Non lo so, cioè che la tipa si era talmente tanto condizionata che alla fine il figlio l'ha avuto lo stesso, ma siccome era una bugia allora il figlio è scomparso, cioè che e beh. Ok, mamma. Missy è la madre, no? Comunque, sto posto cos'è? Non è che era tipo una specie di tenda dove veniva Ethan a rifugiarsi, no? Questo cos'è? Questo è un biglietto che gli ha scritto sua madre, ragazzi. Messaggio dalla madre di Ethan. Ethan, tesoro, mi dispiace di aver alzato la voce. Voglio che conservi questo messaggio che lo legga ogni volta che perderò le staffe. Non pensavo davvero quello che ho detto e so di avere una lingua tagliente. Sei il mio piccolino, il mio tesoro, devi solo smettere di avere la testa tra le nuvole, ok? Cioè, quindi in pratica l'ha sgridato, gli ha detto malissimo, cioè il tipo l'ha ferito
con 3.000 parole e poi mi viene a dire no, ma non pensavo quello che ho detto, perché qua io ci vedo una faccia, ragazzi, non lo so. Vabbè, fatto sta che appunto io volevo andare verso la miniera. E poi improvvisamente è successo che abbiamo avuto sta visione. Adesso io mi sono un attimo persa, devo riprendere un attimo l'orientamento. Qua siamo, ok, ritornati alla chiesa, ragazzi, alla chiesa. Siamo ritornati al cimitero. Aspettate, qua sono tornata alla casa, ragazzi. Com'è possibile sta cosa? Devo aver saltato la miniera lì, insomma, il sentiero su un lato. Fatto sta che volevo un attimo ridare un'occhiata qua dentro per vedere se mi sono persa qualcosa. Ecco, per esempio, questo me l'ero perso. Ecco, ragazzi, è una foto della famiglia di Ethan. C'è Ethan, c'è il nonno, c'è la madre. Quale sarà il fratello? Non lo so, sarà quello il fratello? Madonna, no, sembra un vecchio. E quello, uno di quelli sarà il padre con lo zio, ragazzi, Chad. Ah. Il giorno in cui la foto fu scattata, lo zio Chad era irascibile. Papà era triste, la mamma era furiosa, Travis era turbolento, il nonno era tranquillo. Quindi questo forse potrebbe voler dire che il nonno era l'unico, probabilmente, che non si era fatto ancora prendere da questa follia, insomma, dalla follia che ormai aveva preso tutta quanta la sacra famiglia, ragazzi, praticamente. Il punto è, qua non credo che ci sia più qualcosa, ragazzi, per cui cercherò di ritrovare il sentiero per la miniera. One eternity later. Dovrebbe essere qua. Ok, sì, lo spiazzo era questo. Oh, finalmente. Vediamo un pochettino se qua si è sbloccato qualcosa. Perché questa è proprio, ragazzi, una miniera. Si vede così a prima occhiata. Fatto sta che dove sarà il tunnel di cui parlava Ethan? Allora, non è qua ai lati dell'ingresso questo. Per cui probabilmente sarà qua intorno. Allora, visto che la miniera è qua sotto, vediamo un attimino se magari qua. Ah, ecco qua, ragazzi, qua nei dintorni magari c'è qualcosa di nascosto. E infatti, eccolo qua, ragazzi. Madonna, dove te stai infilando? Ah, non so se mi piacerà questa cosa. Credo proprio di no. Ok, mi ha salvato pure la partita. Non mi dice niente di buono questo posto, va bene. Ok. La musica è finita. E ci sono degli effetti sonori, ragazzi, praticamente allucinanti, direi. Ok, questo infatti è l'ingresso, ragazzi, meno male. Perfetto, allora non ci resta che addentrarci qui. Non ho la minima idea, sinceramente, di cosa aspettarmi. Cioè, le miniere effettivamente non sono mai bei posti. Non so se andare a destra o a sinistra. Proverò ad andare. Ah, ok, qua è un vicolo cieco, perfetto, qua è chiuso. Meno male che sono andata ad appurare questa cosa. Almeno so che la strada giusta da seguire è questa. D'accordo. Chissà se Ethan sarà rimasto intrappolato qua sotto in qualche modo. Non lo so. Allora, qua non si vede niente. Ah, qua c'è un ascensore, ragazzi. Aspettate un attimo. Se vado più avanti, ok, è un vicolo cieco. Perfetto. Per cui non ci resta che entrare qui e andare giù, ancora più giù nelle profondità della terra. Che meravigliosa notizia! Fremevo proprio per andare ancora più giù. Tanto più giù. Troppo più giù. Ok, mi ha salvato la partita. Che cosa meravigliosa. Allora, qua c'è niente. Perfetto. Qua c'è niente. Perfetto, per cui non ci resta che andare dritti, no? Perché non mi piace per niente l'atmosfera di questo posto?
Perché proprio quella è l'impressione che deve dare il giocherino, sei un genio proprio, un genio. Allora, là è chiuso, qua è chiuso, per cui, visti i vicoli ciechi, direi di andare qui a destra. Ok, sì. Ah, abbiamo poi la minima idea di come tornare su, io mi auguro di sì. Ehi, è là? C'è qualcuno qua? Madonna, mi hanno scavato in profondità, ragazzi, è pazzesca sta cosa. Ispeziona. Supporto per picconi. Spazio vuoto. Ok, manca un piccone quindi. Che sarebbe? Ok, ragazzi, non vedo una beneamata cippa, va bene? Che è infilato tipo in una parete. Non vedo niente, ragazzi. La visione ci ha detto di andare da quella parte. Io spero sinceramente poi di trovarlo, ragazzi. Qua dice su. Ah, stiamo tirando su l'ascensore, perfetto. Oh, merda. La madre, ragazzi. La madre di Ethan. Chiusura rotta dall'esterno. Vittima annegata post mortem o ante mortem? Vabbè, che la tocchiamo, ovviamente adesso non possiamo risolvere niente, ragazzi. Oddio, cioè l'hanno chiusa là dentro e l'hanno fatta annegare. Bisogna vedere se era già morta quando l'hanno mandata là sotto, ragazzi. Allora, io sono arrivata da qua. Ok, non ci confondiamo. Perfetto. Ah, vediamo se qua c'è qualcosa. C'è qualcosa, ragazzi, perché sono importanti i dettagli quando bisogna ricostruire ste scene del crimine, chiamiamole così. I dettagli sono importantissimi. Per cui mi sa che non ci resta che andare di qua. Allora, qua c'è un carrello della miniera. Entra. Vabbè, non credo che funzioni effettivamente. Ah, funziona. Perfetto, funziona, funziona. Solo che qua davanti ci abbiamo i massi, io non so se potremo spaccarli andando tanto tanto indietro e poi arrivando tipo a massima velocità. Non lo so, ragazzi. Ci provo, magari è una cacata, eh. Va no, vabbè, se per così lento no. Vai. Ok. Perfetto, perfetto. Allora, il carrello da miniera l'abbiamo liberato. Qui non c'è più niente, ragazzi. Per cui non so se dovremmo portarlo lì sulla scena del crimine o poi farlo andare più indietro qua. Non so che fare, ho paura. Va bene, ho paurissima. Non so cosa aspettarmi. Ehi, c'è nessuno lì? Mi auguro sinceramente di no io. Madonna, ancora più in profondità. Cioè, ragazzi, mi sta venendo la claustrofobia, ve lo giuro. Io non sono claustrofobica, eh. Ma sto gioco mi sta mettendo talmente tanta ansia. E io cioè, fin là sotto ci devo arrivare col carrello, mi auguro. Quindi fatemi un attimo esplorare qua sotto. Per quanto mi faccia salire la claustrofobia, ci devo andare per forza. Madonna, ancora più in basso, oddio. Ancora più in basso, ma che veramente. Basta, ve prego! Ok, sono arrivata o ok? Cioè, ragazzi, no, 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 non so se ci stiamo rendendo conto di quanto è in basso sto posto. In basso, in profondità. Tra un po' mi sento male. Ok, sto foglio che dice? Se trovate questo avviso, non procedete. Se trovate questo avviso, il nostro rituale è fallito. Se trovate questo avviso, il portale dell'essere marino rimane chiuso. What the fuck? Ci dice espressamente di non procedere, eh? Per cui aspettate un attimo. Allora, perché il piccone penso sia da questa parte, insomma, prima la premonizione, chiamiamola così, ci ha indicato da questa parte, per cui, cioè, o devo andare ancora più avanti sui binari o non lo so, fatto sta che volevo un attimo vedere di risistemare in qualche modo il carrello della miniera, ragazzi. Bene, allora, vediamo un attimo dove possiamo sistemare sto cavolo di carrello della miniera. Vediamo un attimo, se vado avanti mi va. Ok, fino a qua, poi mi fai il giro, perfetto.
E poi, però se non muovo le levette queste, forse, probabilmente, rigirerò qui a destra. Ah no! Qua si può ispezionare, ragazzi, fermi tutti. Forse se non, il luogo non è ben illuminato, non possiamo ispezionare. Ecco perché allora forse dobbiamo usare... Eccolo il piccone. Oh, l'ho trovato, ragazzi, meno male che non sono andata più avanti. Ok, perché hanno rotto il sistema di illuminazione forse. Attenzione, io direi di andarlo a rimettere a posto, ragazzi. Sto rimanendo sempre più senza parole perché non so dove ci sta portando tutto questo. Di sicuro dobbiamo ricostruire qua. Ecco fatto. Ok. Il piccone è al suo posto. Il punto è che questa serratura non ci permette di aprirla. Già, ragazzi, ci permette di ricostruire. Attenzione. Bastava il piccone! Meno male che mi è venuto in mente di andare lì col carrello, ragazzi. Ok, ragazzi, allora. Qua ce n'è un altro. Oh merda, chi è il padre di Ethan? Che ha ammazzato la moglie? Oh Gesù, Giuseppe e Maria, va bene, allora. Qua ce n'è un altro e lì ce n'è un altro. E qua... C'è l'ultimo, perfetto. Allora, facciamo un attimo due calcoli, ragazzi. Loro sono arrivati insieme, evidentemente. Poi lui sembrerebbe aver preso il piccone. Qua aveva ancora il piccone. Qua non ce l'aveva più. Qua ha mandato giù l'ascensore, quindi probabilmente sarà l'ultimo. Allora, con calma, direi che questo è il primo. Secondo, terzo. Qua, anche se non ho idea del motivo per cui sia qui, l'ha chiusa dentro, ragazzi. 4 e 5. Vediamo un po' se è giusto. Oh. Ok, no. Non è la seconda scena quella. Qua il piccone non ce l'aveva già, ragazzi. Per cui non è che magari prima l'ha chiusa dentro, l'ha uccisa e poi ha preso il piccone per qualche motivo. Proviamo così: 1, 2, 3, 4 e 5. Proviamo così. Io comunque salto ovviamente, ragazzi, le scene che già abbiamo visto. Per cui la 1 è giusta e l'abbiamo vista. Ok. Infatti. Ok, quindi è giusto. Voleva andare su. Però poi per quale motivo? Missy, listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Oh merda, ok. La stavo mandando su, ma l'ha fermata, ragazzi. Così, ragazzi. The sleeper must wake up. The sleeper must wake up. Vabbè, era The sleeper fuori di must. testa. Ok, siamo riusciti a ricostruire la scena del crimine. E oh mio Dio. Il marito ha ucciso la moglie, ragazzi. Il marito sembrava essere ancora abbastanza in sé, tra virgolette, nel senso che... Ok, lo spirito ci sta guidando di qua. Nel senso che ha detto alla moglie, cioè nostro figlio non deve pagare, in effetti cioè, ha trovato soltanto una stanza, che colpa ne ha? E quindi la madre già era totalmente fuori di testa, il padre forse si salvava ancora un po', però non del tutto, perché ha ammazzato la moglie così, totalmente a sangue freddo. Where's mom? I thought I heard her voice. She's... Still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water?
It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now! Ok ragazzi, Travis era ancora vivo, arrivati a questo punto. Era ancora vivo. His wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Ethan aveva delle taniche di benzina in mano, ragazzi, andate a capire perché. Travis era ancora vivo, quindi probabilmente quella del nonno è stata una delle ultime scene. Io direi di andare avanti col carrello della miniera, ragazzi, Vediamo un attimino dove ci porta, anche se comunque questo ingresso qui a sinistra ci porta giù e ci hanno detto di non entrare. Quindi io non so sinceramente se continuare ad andare avanti così. Continuo a rimanere, cioè, basita in modo positivo, ragazzi, nel senso che la storia ovviamente sta cercando di acquistare un senso arrivati a questo punto. Ok, allora qua il cammino finisce e qua c'è un altro ingresso, ragazzi. Io sinceramente non so che fare. Se andare sotto con l'altro ingresso. Ok, qua è dove è andato Ethan, che ha detto che l'acqua sembrava stesse bollendo, quindi probabilmente lì è dove andiamo avanti, cioè dove proseguiamo effettivamente con la storia. Per cui io sono effettivamente comunque curiosa, ragazzi, di vedere cosa c'è in quest'altra stanza, cioè quella che è giù, proprio giù. E quando dico giù intendo giù. Vediamo un attimino cosa c'è oltre quell'ingresso, che dice espressamente di non andarci, Io effettivamente ci sto andando. Mi sto chiedendo pure perché. Ma la curiosità, ragazzi, sappiamo benissimo che scherzi che fa. Proprio ti spinge a ficcare il naso anche dove c'è scritto espressamente che non devi ficcare il naso. Quindi poi ovviamente ti ficchi nei guai più neri magari e t'attacchi poi a sta cippa, insomma. Però fa niente. Io sono curiosa comunque di vedere cosa c'è oltre questa porta. Oh, questa possiamo vederla? È una mappa di sto posto? Comunque no, non mi lascia interagire, ragazzi. Per cui tutte ste candele. Vabbè, lì c'era scritto che avevano provato a fare un rituale. Bel posto per fare un rituale. Molto molto suggestivo, direi, Sì, sì. Io continuo ad andare dritto. Mi sto a suggestionare tantissimo, ragazzi, non vi dico nemmeno io quando, nemmeno io so quanto effettivamente. Non lo so, qui c'è indicata una X. Cioè già so che mi sono persa già praticamente qua dentro. Oddio. Ok, aspettate un secondo. Non lo so, raga. Non lo so. Fatto sta che sta cosa mi sta mettendo. No, da dove sono arrivata io, mo? Mi sono persa! Oddio no raga, come faccio a uscire? C'era scritto là di non entrarci, c'era scritto. E perché mi sono messa qua dentro? Perché? Oddio ragazzi. One eternity later. Sono quale scale? Ok. Ce l'ho fatta ad uscire. Ma cos'era quel coso?
vedi la curiosità? Non sarò mai più curiosa in vita mia, d'ora in avanti. Ho imparato la lezione. Quando la prossima volta c'è scritto non... Se c'è sta sto biglietto, non entrare, eh? Non entro! Ma manco morta entro. Ok, non ci resta che andare, ragazzi. Verso il posto dove di regola è andato Ethan, cioè dove c'è l'acqua che bolle, che a quanto pare non è acqua bollente, ma il tutto dovuto ad una reazione chimica. Perlomeno così ha detto il padre di Ethan. Fatto sta che ho vissuto attimi di panico anche oggi. Che gioia, giocherina. Giocare le serie per vivere attimi di panico. Va bene. Ok. Vado di qua, eh. Wow, per cui Ethan è venuto di qua, eh. Davvero? Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Ho una pessima sensazione pure di questa cosa. Chissà perché. Comunque, non so come definire quello che è successo poco fa. Cioè lì, in quei cunicoli da incubo, non so effettivamente cosa diavolo sia successo e perché quel morto andava in giro con la lanterna. Non lo so, ragazzi, non lo so. Va bene. Okay. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and with any luck walked out of. Yeah. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. E perché non ce ne andiamo? Comunque mi ha appena salvato la partita, ragazzi. È stato da panico pure oggi, vabbè. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.